Appuntamento a Torino per gli intenditori d'arte. Palazzo Madama, Palazzo Reale e la Palazzina di Stupinigi ospiteranno da giugno a ottobre la mostra del barocco piemontese. L'assessore Maria Tettamanzi e il professor Viale illustrano l'iniziativa nel corso di una conferenza stampa che inevitabilmente finisce per essere dedicata a Filippo Juvarra, il massimo esponente del barocco piemontese. La Palazzina di Caccia di Stupinigi accoglierà una mostra del mobile e del costume. Palazzo Madama le sezioni dedicate al teatro, alla scenografia e all'architettura. Palazzo Reale le opere dei maggiori ebanisti, arazzieri, pittori, scultori e intarsiatori.